Buonasera a tutti. Sono qui con noi questa sera in studio alcuni dei docenti e dei musicisti di GOSP, Giovane Orchestra Spezzina. E sono qui con noi per presentarci un evento che si terrà giovedì prossimo, un evento, uno spettacolo musicale. Infatti Gino Paoli e Danilo Rea daranno vita ad un concerto di beneficenza, di raccolta fondi proprio per GOSP. Ecco, Marta Magnanini, docente di flauto della Giovane Orchestra Spezzina, raccontaci un po' il perché di questo concerto o qualche dettaglio. Buonasera, appunto giovedì 22 due grandi artisti come Gino Paoli e Danilo Rea ci faranno questo onore di offrire uno spettacolo alla GOSP, alla cittadinanza, è aperto a tutta la cittadinanza e lo scopo è appunto quello di raccogliere fondi per finanziare le attività della GOSP che ormai sono giunte al quarto anno e di aiutare l'orchestra anche a raccogliere materiale didattico e a finanziare tutto il progetto e tutto quello che c'è intorno. Invitiamo quindi tutta la cittadinanza a partecipare, a mostrare la sua adesione al nostro progetto e a venire insomma a sentire il nostro concerto. Il biglietto costerà 20 euro e il ricavato sarà appunto interamente devoluto alle attività della Giovane Orchestra Spezzina. Ecco, ma parliamo un po' di questa GOSP, di questa Giovane Orchestra Spezzina. Che cos'è? Quando nasce? Da chi è composta? Allora, la Giovane Orchestra Spezzina è nata nel 2013, è stato un progetto che è stato ideato e avviato dalla Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, che ha fortemente voluto la nascita di questa orchestra, che è composta da circa 90 bambini che provengono dal territorio di tutta la provincia e hanno un'età che va dai 6 ai 18 anni, quindi un'età molto variegata. Il progetto si avvale della collaborazione dei distretti sociosanitari di tutta la provincia, quindi La Spezia, Val di Magra e Val di Vara, e consiste in attività pedagogiche e musicali che si tengono settimanalmente e che hanno lo scopo di avvicinare i bambini alla musica. Per quanto riguarda gli utenti del progetto GOSP, si tratta di bambini che provengono da situazioni le più diverse. Dicevo appunto della collaborazione con i distretti sociali perché alcuni dei bambini della GOSP provengono da situazioni di difficoltà, di emarginazione sociale, culturale, economica e l'attività della giovane orchestra vuole proprio essere quella di vedere la musica in una maniera inedita, se vogliamo, cioè di utilizzare il linguaggio musicale, quindi un linguaggio non convenzionale, come metodo di socializzazione, di cittadinanza, di imparare a stare insieme e attenuare quelle che sono le differenze Certo. tra le varie situazioni. Ecco, giovanissimi i musicisti di questa giovane orchestra, ma giovanissimi anche i docenti, tutti però qualificatissimi. Sì, collaborano con GOSP 16 docenti, sono tutti insegnanti diplomati al Conservatorio della Spezia che grazie a GOSP hanno trovato molti una primissima esperienza di insegnamento, quindi un'occasione di lavoro. I docenti poi, anche con lo scopo di dare insomma, una continuità nel tempo a questo tipo di lavoro e darsi una struttura più solida e con obiettivi più a lungo termine, hanno fondato una cooperativa che è la cooperativa Bequadro, che si occupa appunto della docenza all'interno del progetto GOSP e ha come scopo sociale proprio quello di propagandare la filosofia che dicevo prima, cioè quella di vedere la musica come un mezzo di integrazione sociale, di rimozione delle disuguaglianze. Ecco, proprio questo obiettivo di coesione sociale, viene realizzato tramite un metodo differente rispetto al metodo classico utilizzato all'interno del conservatorio, utilizzato dalle scuole di musica. Infatti qui si parla
parla di un'orchestra, non di una scuola di musica. Ecco, ce ne parla in questo caso un altro giovanissimo docente, docente di violoncello, Enrico Messina. Ma se io dovessi definire il tipo di didattica del progetto con un aggettivo, probabilmente la definirei inclusiva, cioè è proprio lo scopo, l'anima del progetto, quello di includere il ragazzo dentro un qualcosa, in questo caso all'interno di un'orchestra, di un progetto. E alla fine l'orchestra che cos'è se non una sorta di mini società dove vengono rispettati proprio i valori di una società? Può essere il rispetto per le cose, il rispetto per le persone, la dedizione al lavoro e soprattutto poi la bellezza e l'importanza della condivisione, perché poi alla fine gospel è proprio questo, no? La forza dell'orchestra è quella di condividere la musica con più persone possibile, in questo caso con tutti i ragazzi che ne vogliono far parte e che ne hanno la possibilità. Per quanto riguarda invece proprio il percorso didattico in sé, possiamo dire che è un po' opposto al percorso tradizionale fatto in una scuola di musica o in un conservatorio. Di solito i conservatori e le scuole di musica, prima di presentare il ragazzo e far entrare il ragazzo in un'orchestra, hanno bisogno di alcune garanzie da parte del ragazzo, che possono essere garanzie dal punto di vista tecnico, strumentale, ecco. E invece noi facciamo esattamente il contrario, li includiamo appunto subito dentro un'orchestra, poi ci sarà ovviamente anche quello che è il percorso individuale, quindi delle lezioni infrasettimanali che vengono fatte in maniera insomma regolare, perché ovviamente quello che è il percorso e lo studio individuale è assolutamente di importanza uguale rispetto a quello che può essere un'esperienza in orchestra o comunque un'esperienza in orchestra. Quindi ecco, un approccio diretto allo strumento musicale, un approccio diretto alla musica, ed infatti questo concerto di beneficenza sarà anche, fra le altre cose, l'occasione per finanziare anche l'acquisto degli strumenti che voi date proprio in dotazione ai ragazzi. Sì, è una sorta di appunto comodato d'uso. Nel senso che viene donato lo strumento al ragazzo, ovviamente il ragazzo deve avere piena responsabilità dello strumento che gli viene assegnato, e nel momento in cui il ragazzo dovesse decidere di uscire per qualsiasi motivo dal progetto, lo strumento viene ridato alla cooperativa. Alla cooperativa. Ecco, ma parliamo dell'esperienza per i ragazzi, una bellissima esperienza, ma è una bellissima esperienza anche per voi docenti. Che cosa vi ha portato, che cosa se vi ha portato ovviamente qualche cosa in più, esperienza, emozioni differenti? Dal punto di vista personale posso dire sicuramente esperienza, perché comunque in 4 anni rispetto all'inizio sono 4 anni di esperienza in più, e dal mio punto di vista anche sensibilità, più sensibilità, perché comunque ci troviamo sempre di fronte a ragazzi che provengono da situazioni molto differenti, per cui alla fine bisogna avere un metodo, diciamo così, quasi approccio proprio personale da ragazzo, insomma, di ragazzo in ragazzo. E questo sicuramente ti porta a crescere, cioè anche un insegnante ti porta a crescere, perché devi confrontare sempre con realtà differenti ogni volta che hai un ragazzo davanti. Ecco, qui con noi ci sono, grazie, e qui con noi ci sono anche proprio due dei ragazzi che partecipano come musicisti in questa giovane orchestra, e in particolare abbiamo Edoardo, tu sei un musicista, cosa suoni? Suono le percussioni. E ti piace questa esperienza? Hai iniziato per la prima volta che hai suonato le percussioni, già le suonavi prima, raccontaci qualcosa. No, non avevo mai suonato uno strumento e mi è sempre piaciuta l'idea di suonare le percussioni, perché i tamburi, e quindi piace. E poi sono andato all'orchestra, ho sentito che c'è la possibilità di suonare queste percussioni, ho provato e
mi è piaciuto molto. E quindi ti sei appassionato? Sì, sì, mi sono appassionato di musica ormai. E quanto tempo è che suoni adesso le percussioni? Da più o meno 4 anni. Hai fatto già altri concerti, quindi? Sì, tutti i concerti che ha fatto l'orchestra io li ho fatti. E pensi poi di continuare anche in futuro? Con la suonare, musica? Suonare, sì, certo, con la musica. Con l'orchestra gospel, non lo so. Ok, grazie. Un altro giovane musicista è con noi, Morgana. Tu invece che cosa suoni? Il sassofono. Sì? Lo suono da 4 anni e mi ha dato modo di crescere e di socializzare con gli altri ragazzi, cosa che prima magari non facevo come faccio adesso. E è una bella esperienza. E quindi ecco, oltre la passione per la musica, quindi oltre aver imparato a suonare uno strumento, questa è un'altra caratteristica importante e positiva che è anche poi l'obiettivo di questo progetto, quindi conoscere nuovi amici, fare amicizia e legarti con altri ragazzi. Hai trovato appunto dei nuovi amici? Sì. E continuerai anche tu a suonare? Pensi sì. Nel futuro? Ti sei appassionata? Sì. E penso di andare avanti sempre con l'orchestra perché mi piace molto suonare insieme a questa orchestra, diversamente da tanti altri modi di suonare da sola. Allora, consiglieresti anche ad altri ragazzi di fare questa esperienza e di provare a suonare musica, anche di unirvi a voi? Assolutamente sì, perché ti dà modo di crescere, di stare insieme agli altri e di conoscere anche altre cose. Grazie. Allora, grazie ai nostri ospiti qui in studio con noi questa sera e ricordiamo di partecipare a questo concerto di beneficenza che si terrà giovedì prossimo, Gino Paoli e Danilo Rea in concerto per GOSP. Grazie a tutti, buona serata.